Nella mattinata odierna, mercoledì 3 gennaio, si è verificato un tragico incidente stradale in Sardegna che ha causato la morte di Massimo Cocco, un giovane di 19 anni. Il fatto è avvenuto lungo la strada statale 195 sul Citana, nel comune di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Alle prime luci dell'alba, al chilometro 9.8 della statale, precisamente in prossimità di La Maddalena Spiaggia, la vettura guidata dal giovane ha sbandato in modo improvviso dopo un impatto con un'altra auto, finendo in mare. La zona coinvolta non era dotata di barriere tra la strada e il mare. L'auto diretta verso Cagliari è precipitata in acqua, ribaltandosi completamente e intrappolando l'automobilista. I soccorsi, allertati da altri automobilisti, hanno recuperato il corpo senza poter far nulla per salvare il giovane. L'operazione di recupero è stata resa possibile grazie all'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del nucleo fluviale, equipaggiata con attrezzature e abbigliamento adeguati, che si è calata in acqua per recuperare la vittima.